Senti, questi qui, un po' di puntate, di racconti che avevo fatto, sulla mia esperienza personale, e sono in dialetto legnanese, di certo, sono comunque in dialetto, che è un linguaggio oggi che è un po' andato perso, fa niente, è avvenuto in listi. Allora, per questo che va vero raccontare i robi, dice come mi ha venuto a me. La casina da San Bernardino era in un posto un po' fortunato. Proviamo a pensare che tu 1400, ma anche prima, i milanesi che volevano andare a Tisin, dai parti da Turbigo, per andare nel Piemonte o per andare su verso i Val, quel che passa, insomma, di montagne, di Alpi, si facevano. Venivano fuori da Milano, andavano verso nord-ovest, ma la sera non si voleva di nord-ovest. Acciapevano l'Urona, che correva Andrè, arrivavano di strada o a destra o a sinistra, cioè arrivava o a San Vittore o a Parabiago. San Vittore da porta in centro Legnano, se andavi dall'altra parte dell'Urona ti si trovi a Parabiago, ti si trovi sull'altra parte, fa niente, o rinforanfa, ti arrivi sempre a Legnano. Da Legnano, anche da San Giorgio, su Tera, da Legnano, prova a pensare a una roba, c'è un cimitero che il vegio da Legnano, lui che è il castello. Se uno viene da Parabiago arriva al cimitero o al castello. Se uno arriva da San Vittore, cioè da Milano a San Vittore, la traversa un po' Cicinella, che è la palude lì dell'Urona, dove va al Paludas, e si trova sempre lì al castello e al cimitero. Beh, da lì dove va? Per andare a Turbigo, non certo verso Castellanza, ma al giro a sinistra, va verso ovest e va su verso Dairago, Turbigo, quella era la zona. Ma per passare lì, doveva passare per la casina San Bernardino. Perché? Però immaginarsi una roba, siamo a cimiteri da Legnano o al castello, meglio dire, al castello. Vo verso Dairago, allora dal castello passo attraverso il mercato. Passo da fianco alla chiesa della Madonna delle Grazie, al cimitero che è lì adesso, ma nel Tanghevano, a passo da fianco all'INPS, che è una stradina da fianco all'INPS, che è la stradina lì da fianco all'INPS, cioè se veniva fuori dall'INPS, la stradina era lì sulla destra, se veniva su da quella stradina e vodris, avevo finito alla chiesa da San Bernardino, che la stradina lì a Didin è un po' usata da popolazioni non certo, sì, forse europee, ma insomma, e anche c'è via un po' tutti. Ma che va una stradina, che la stradina la va avanti, la passa a attaccare la chiesa da San Bernardino, che è lì dal 1400. Probabilmente lì la casina San Bernardino la aveva già mo a quel tempo, e poi la va drissa, 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 la va a finire a Villa Curtese, la passa da Drea a Villa Curtese, la arriva ad Airago e dopo la va più in là, verso Turbigo, cioè Legnano, per andare a Tisin, si passa da lì. Che stravegi, ma i vegi, che passavano anche i romani. I morti erano lì a San Giorgio, quindi lì Itacà, insomma all'INPS, si può dire. Ma dopo, se doveva andare su a nord, a Tisini, passavano da lì. Che da Dairago, che la strada lì la chiamavano, che la strada che la va a Lignan. Nel gergo moderno, i più colti dicevano, va a Legnano, quindi la strada si chiama Valignana, quindi è la strada Valignana, dice anche da Dairago. Vabbè, ma andavanti in Dre la strada è sempre quella, che la lì anche mo, di che è
la via Valignana, antica strada, mica per niente, perché quando te ne arrivavi a Dairago, sai che erano altri morti, i romani arrivavano lì, mica per niente erano trovati. Lì, anche mo, i cimiteri, anche mo, delle vecchie lapidi di romani. Quindi la strada è a Vegia, le Vegia anche mo adesso, ma è morta, è morta. Le bretelle, e diciamo bretelle, chi robi inventa al di che per far passare da un posto all'altro inventa, e hanno sostituito completamente. La via Valignana, secondo me, la va a restaurare in Cicinella, ma ogni tanto la ciappa da chi immazza, anche la bretella, che è la nuova, che è la che la fa, pare da mesi fa, è mo, in una mo bunda da far andare come a dovrei andare, la taglia in mezzo, a taglia in mezzo la via Valignana, una strada storica, antica, quasi romana, l'anfafera, taglia da chi, taglia da là, che taglia in tuscosa, a noi, se resta. Andiamo a curiosare ogni tanto a questa via Valignana, a pe o anche in bicicletta, anche se in bicicletta, per la via Valignana spendo un sacco da danè ultimamente per dire questa è una strada ciclabile di andare, zapete, una bella tagliata giù contro la bretella per far passare quattro macchine, stupide macchine che hanno andato chissà in due e chissà perché. Potevano fare robe diverse, no, taglia giù tu scorso. Basta fare tutti i robe da traverso, non per dritto, basta fare robe da traverso. Allora a me metti i bastoni mezzo di raggi, vabbè, oh, funziona sì. A fu fatica, capimi, che robe chi. Però fa niente, tanto succede. Però questa è la via Valignana. Che passeva da chi anche a San Bernardino, si fermava, faceva i suoi cicciaradi, erudiva i contadini, parlava in latino probabilmente, in toscano, nella sua lingua, però si faceva capire, quel che aveva da dire la diceva e la gente la stava lì a sentire, negli oratori, cioè dove si, dove qualcuno parla, e qualcuno ascolta in silenzio. Tante di quelle ovazioni che te la fa addirittura santo, San Bernardino. E lì anche a mo adesso. E lì c'è la contrada di San Bernardino. Un tocco da Lignan, che è un quartiere. Non una contrada, non un quartiere. Però lì anche a mo lì. E anche a mo la sua geseta, che la funziona ogni tanto, quando le piscinine la tendono poche niente, ma al valore le tante, le vegia, buttano via, perché i geschini attengono la gente, ma una volta che credevano, affermavano il lavoro, quando la gesetta la suoneva, i contadini la tornavano in dre, facevano 5 metri di campi lì attorno, tornavano lì e facevano i orazioni. Adesso, con i gesi, chi ne è, i orazioni si fanno più.